sabbia cinica. È mancato il cinismo soltanto nell'ultima occasione in cui potevate firmare lo 2-0 su quella palla avvelenata in aria. Comunque complimenti per il cinismo, su quello non c'è dubbio. No, io faccio complimenti alla squadra per come sono stati ordinati, a me del cinismo proprio. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, abbiamo creato 3 o 4 situazioni importanti. Sono contento di come i ragazzi si sono aiutati, è la prima volta che veramente li vedo muoversi da squadra, ragionare da squadra, perciò questa è la strada per andare avanti. Oggi si vive un po' una prova d'orgoglio per scacciare un po' le critiche, a dire il vero anche ingiuste, dell'ultima domenica. La squadra ha risposto alla grande, poi anche i meriti a lei che ha inserito Alba d'Oro, che le ha regalato il gol della vittoria con i 3 punti oggi. No, ma io delle critiche dobbiamo sempre far tesoro, non è il problema delle critiche. Però le critiche devono essere costruttive, non per distruggere quel poco che stiamo creando, perché c'è stato il giochino, era già iniziato il venerdì il giochino, perché le guardo anch'io su internet, guardo giornalini, se qualcuno gli sta bene qualcosa, stia tranquillo, deve solo stare tranquillo, finito l'anno può portare quello che vuole o il giocattolino che vuole, io giocattolini, le amicizie, io non rompo mai le scatole a nessuno, però nemmeno vado a stare nei posti in dove non si sta volentieri, in dove io non lavoro volentieri al limite. Perciò questi signori, se hanno altri interessi, altre cosine, stiano tranquilli che poi finito l'anno saranno accontentati. Si sprecano parole, uno sembra essere ripetitivo sulla prestazione di Cazzola, oggi, ancora oggi Monumentale ha recuperato un'infinità di pallone come in altre domeniche. Cazzola sta facendo un grandissimo campionato, Cazzola è un giocatore che se si convince può fare la B a occhi chiusi, deve solo sveltirsi nel giocare la palla dopo che l'ha recuperata. Se farà questo sicuramente l'anno prossimo farà un'altra categoria, oppure la Juve Stabia gli farà quello che gli dovrà fare. L'infortunio di Mauri, che è successo negli spogliatoi? Mauri ha un problema che va curato bene, è un ragazzo di valore, è un giocatore importante per noi, ora si deve mettere lì e curarsi, perché non è una cosa semplice quella che ha Donova, è una cosa da... deve sistemarsi veramente. Mercoledì c'è la fastidiosa partita di Coppa Italia col Taranto. Non è fastidiosa, però noi sicuramente faremo giocare i ragazzi che non hanno giocato, perché abbiamo rispetto di loro. E se a qualcuno non gli sta bene mi dispiace, però io ho l'obiettivo primario nostro, il campionato. Oggi non dovevi esordire, poi grazie, fra virgolette, all'infortunio di Mauri hai esordito, hai fatto una grande prestazione dietro. No, al di là di questo noi siamo sempre a disposizione del mister, se ci chiama in causa dobbiamo essere sempre pronti, sia perché questo è il nostro lavoro, quindi giocare o non giocare fa parte del nostro lavoro. Sono contento per la vittoria, anche per me stesso, perché non scendevo in campo da 5 mesi, quindi è stata una doppia emozione, e poi vincere qui ad Andrea non è facile. Papagni comunque vi ha un po' semplificato le cose mettendo la Carra come prima punta, in effetti a Monopoli non era attaccante ma ha giocato molte volte da centrocampista, però al di là di questo si è vista una difesa molto solida, molto sicura di sé. Diciamo che noi siamo arrivati qui con l'intento di fare una buona partita, anche perché venivamo da una sconfitta domenica col Gela, quindi dovevamo fare per forza risultato. Poi non penso che comunque la Carra ci abbia dato una mano, dai, ha fatto il suo lavoro, poi siamo stati bravi noi magari a non farci mai tirare in porta. Per quanto riguarda il calciomercato, che era successo in effetti che non ti ha permesso di arrivare prima a Castellammare, magari era necessario? È stata una questione di tempo, abbiamo fatto tutto, poi per qualche minuto non siamo riusciti a consegnare il contratto e quindi è saltata l'operazione. Poi meno male che la Lega mi ha dato il via libera dopo un paio di mesi e sono felice perché oggi sono sceso in campo. Diego Alba d'Oro, un gol da 3 punti, una punizione magistrale. Sì, una partita molto importante che dovevamo vincere a tutti i costi, perché le ultime 2 partite non sono andate molto bene, speriamo di andare avanti così. Abbiamo visto che dopo il gol sei andato verso Salvatore Di Somma che ti ha sbattuto il 5. Eh sì, proprio lui mi ha voluto fortemente qui a Castellammare, sono proprio anche felice per lui e per tutti i nostri tifosi. Comunque il responsabile numero uno è il tecnico, perché io firmo il contratto ed è scritto non allenatore di prima squadra, dice responsabile di prima squadra, quindi il responsabile della sconfitta interna è sottoscritto. Ci dispiace non aver donato una vittoria e magari anche un risultato positivo ai nostri tifosi, soprattutto quelli della curva che ci hanno incitato
sino alla fine, però ecco, insomma, diciamo, ai quali cosa diciamo? Ai quali diciamo che per quanto ci riguarda, per quelle che sono anche le loro conoscenze su chi guida la squadra, su quella che è sono le nostre intenzioni, noi non molleremo mai la strategia che conosciamo, l'unica strategia, quella del lavoro. Cercheremo di fare quello che abbiamo fatto sempre. Noi abbiamo anche esperienze di ultimo posto, quindi sappiamo che cosa abbiamo dovuto subire in altre stagioni e anche la precedente. Sappiamo soltanto che abbiamo bisogno di crescere e abbiamo bisogno di fare punti. E lo si fa soltanto attraverso il lavoro, attraverso la crescita dei tanti giovani che abbiamo, e bisogna stare attenti appunto a non smontare un po' quello che può essere un futuro più serio. La squadra è venuto un po' meno il carattere, forse sente troppo il peso della situazione. Non è facile gestire una situazione del genere per tanti ragazzi, anche magari alla prima esperienza del campionato di prima divisione, però tutto sommato, se vediamo un po' l'arco dei 90 minuti, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, poi noi non ci siamo riusciti. E questo è un fatto secondario, e come dicevo prima, le responsabilità sono prioritariamente del sottoscritto, poi tutto il resto possiamo stare qui a ragionare su tanti fattori, però quello che bisogna sottolineare è che i ragazzi non sono stremati nello spogliatoio, e questo significa che hanno dato il massimo. Mister, io ti chiedo scusa, ma da dove vuole partire? Dalla fine, dal risultato, dalla fine della gara, dal risultato, dalla prestazione? Partiamo nell'analizzare una gara in cui l'Andria ha incontrato una squadra come la Juve Stabia, che ci ha atteso nella propria metà campo con 5 difensori, creando pochissimo spazio, lasciando pochissimo spazio alla nostra disposizione. E noi non siamo riusciti a scardinare il loro dispositivo difensivo. Ci abbiamo provato nel secondo tempo in maniera particolare, abbiamo avuto diverse opportunità anche alla fine del primo tempo, avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni, non ci siamo riusciti. Come dicevo ai colleghi, l'importante è che i ragazzi abbiano dato tutto. Il responsabile di tutta questa situazione, della classifica, il numero uno è il sottoscritto, perché si firma il contratto di responsabile di prima squadra. Abbiamo le competenze per comprendere come superare i momenti di difficoltà, perché veniamo da esperienze di superamento di difficoltà. Non si può fare altro che continuare la strategia del lavoro, la crescita esperienziale dei nostri ragazzi, ringraziando la stragrande maggioranza del pubblico che ci ha dato una mano ancora oggi, ma non siamo riusciti a gratificarli con un risultato positivo, anzi abbiamo per la prima volta perso in casa. A proposito del pubblico, alla fine insomma, la contestazione c'è stata, sempre nei toni civili, però questa volta, l'altra volta c'erano stati fischi e non li aveva condivisi i Papagni, questa volta la posizione del pubblico la condividono? Ci mancherebbe altro che in questo momento, credo che dopo aver aiutato la squadra per tutta la partita, loro hanno fatto il loro dovere. Sappiamo che anche quando si va oltre lo fanno per eccesso d'amore nei confronti della propria squadra. Sappiamo che poi alla prossima gara le avremo a nostro favore. Noi dobbiamo rimanere convinti e compatti che soltanto attraverso il lavoro si possono superare i momenti di difficoltà. L'ultima battuta: dopo le sconfitte in trasferta contro il Taranto, contro la Cerina, contro il Foggia, aveva scelto l'immagine del rimbocchiamoci le maniche. Oggi? Non è stato sufficiente rimboccarsi le maniche, ma come dicevo prima, credo che forse mi sembra esagerata la sconfitta per quello che la squadra ha prodotto nell'arco dei 90 minuti. Ancora una volta dico che la strategia è quella del lavoro, non ha importanza che tipo di frase io scelga, è importante come ci approcceremo sempre, quotidianamente, in ogni settimana al lavoro. La gara, mister, non ci ha convinto come prima punta, tanto è vero che è stato beccato quasi tutta la partita.
Noi abbiamo provato in queste settimane diverse soluzioni, col Foligno ha fatto anche gol, abbiamo vinto la gara e abbiamo provato diverse soluzioni, non siamo riusciti a trovare una soluzione definitiva, tant'è vero che la società poi corsa ai ripari con l'acquisto di Del Core, abbiamo Cavalli fuori, abbiamo Anaclerio fuori, quindi abbiamo un potenziale offensivo che non è stato ancora utilizzato, per cui fondamentalmente la Carra, lo stesso Carminati, lo stesso Nunicek sono la loro prima esperienza in prima divisione. Quando parlavo di crescita esperienziale dei nostri giocatori, a questi mi riferivo in maniera particolare. L'impressione comunque è stata che l'Andria è stata più manovriera rispetto alla Juve Stabia. La Juve Stabia ha atteso in effetti un po' l'Andria cercando di partire in contropiede. Buona la prestazione di Chiaretti e Arcidiacono, anche se alcune volte si sono intestarditi nel tenere troppa palla. Sì, sono d'accordo, loro ci hanno atteso con una linea difensiva di 5 uomini, noi abbiamo cercato di superarli sia sugli esterni sia sulla profondità, non ci siamo riusciti. E chi vince, chi segna, loro sono riusciti a segnare e quindi merito alla Juve Stabia, nonostante il nostro predominio territoriale. Fabbro, oggi serviva una prova di carattere, come abbiamo detto al mister, e la squadra ha reagito alla grande, tant'è vero che il mister ha detto che ha giocato da squadra vera, vi siete aiutati l'uno con l'altro. Sì, è vero, venivamo da una prestazione negativa, oggi era importante fare il risultato, siamo venuti addirittura ai 3 punti, ma come hai sottolineato tu, era importante trovare una quadratura, era importante giocare da squadra, non individualmente, e oggi abbiamo dimostrato oggi di essere una buona squadra se facciamo le cose giuste, e starà a noi domenica dopo domenica trovare la continuità che finora non abbiamo avuto. L'unica nota negativa, se la vogliamo trovare, nella prestazione della Juve Stabia è stata che il gol è arrivato di nuovo da calcio di punizione, non da manovra. Però, come si dice, io metterei la firma per tutte le domeniche a vincere così. Sì, infatti. Poteva starci anche un altro gol alla fine, come altri gol su calci piazzato, non è importante. L'importante, sappiamo che soprattutto in questi campionati è difficile trovare gol facili su azione, perché le squadre sono tutte ben organizzate. Ben per noi che riusciamo a trovare dei jolly magari ogni tanto, come oggi quello di Albadoro, e riuscire a difendere il gol e portare a casa i 3 punti. Il ritorno di Morris Molinari al centro della difesa vi ha dato comunque sicurezza? Abbiamo visto sia tu che Scognamiglio che avete giocato un po' più tranquilli. No, sì, non è problema Molinari o un altro, perché comunque anche Mezzavilla ha fatto benissimo pur non essendo un difensore. Certo, Morris è un valore aggiunto, è un giocatore importantissimo e l'ha dimostrato tornando oggi con grande sicurezza. Diceva il mister, chiedevo della prestazione di Cazzola, anche oggi è stato straordinario, si è fatto trovare in tutte le parti del campo. Sì, Riccardo è dall'inizio del campionato che ha un rendimento alto e costante, è un elemento molto importante, perché con la sua forza fisica riesce a recuperare un sacco di palloni, a essere molto utile nella fase difensiva e molto spesso ha la forza anche di ripartire, di cominciare l'azione offensiva. Mercoledì il Taranto al Romeo Menti per la Coppa Italia, mister Braglia ha spiegato che giocheranno parecchi giovani. No, è importante per i ragazzi che stanno giocando un po' di meno trovare la condizione per farsi trovare pronti quando in campionato arriverà il loro momento, se ora stanno giocando un po' di meno. Una partita a cui teniamo, perché insomma passare il turno comunque fa piacere, e fa piacere, ripeto, chi non ha giocato di mettersi in mostra e trovare i minuti che possono permettere di farsi trovare pronto in campionato. Grazie Alessandro. Grazie a voi.